Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare dei social che impazzano. Oramai siamo tutti schiavi del social e di quei mondi paralleli tra Twitter e Facebook. E lo facciamo con 00 Vintage al secolo Sabrina. Grazie per essere qui. Grazie a voi di avermi invitato. Non dico il cognome perché evitiamo, se c'è sempre un po', come dire, un po' di quel Lasciamo un po' di di mistero. suspense. Ok, allora, intanto la prima cosa che mi incuriosisce è perché questo nickname 00 Vintage? Allora, di fatto quando un anno e mezzo fa sono approdata su Twitter, il mio nickname era un altro, era Sabri in front of you. Poi, qualche mese dopo, mi è capitato di conoscere una persona del mondo dello spettacolo che mi ha invitato a insomma, una sua rappresentazione. E questa persona, quando mi ha visto, mi ha detto: "Ma tu non sei Sabri in front of you, tu sei Vintage." Mi ha detto Carina. sì. E io da lì ho deciso, ho detto: "Ma forse è indicato, ci ha preso questa persona." E quindi ho deciso di usare Vintage. Poi su Twitter Vintage era già preso, anzi era preso Vintage da Vintage a 1 a Vintage 100. Addirittura. Sì, erano tutti presi. E allora ho detto: "Se mettiamo 00. 200, come la farina." Perfetto. Sì. Perché poi in Twitter, in questo social che è molto particolare, molto differente da Facebook, è importante la bio e la pic che è la La foto. foto. Io devo dire, prima di questa ne ho cambiate, svariate. Poi alla fine ho deciso di fare una specie di test e chiedere ai pochi, insomma, a quel tempo che mi seguivano, forse erano 400, e ho chiesto quale preferivano. Loro hanno identificato questa in bianco e È nero molto carina. e lascerò sempre quella. Ecco, vedi, Oltretutto ha messo questa. un'impressione la tua pagina di Twitter che la stanno facendo scorrere. E oltretutto questa foto io quando l'ho fatta pensando a insomma, uno dei grandi di Twitter che è Matteo Grandi e lui ha una foto tipo questa, Con gli con gli occhiali occhiali. così e ho detto magari un po' per prenderlo in giro così all'inizio era quella l'idea. Sì, lui a quel tempo neanche mi seguiva e quindi ho detto vabbè, vediamo questa, poi ha avuto successo È e molto sì. bella, devo dire, molto carina. E tra l'altro la bio, andiamo a parlare della bio. La bio è identificativa del personaggio e qui la tua Sì. è così composta. Allo champagne, al caviale, preferisco la pizza con la mortazza. Ai film impegnati, febbre da cavallo, ai tagli di Fontana, quelli dei miei jeans. Guarda, allora, qui devo essere sincera, quando l'ho scritta, ed l'ho scritta quindi dopo un po' che ero già su Twitter e che un po' mi ero creata un personaggio. Perché io su Twitter sono quella che prende un po' in giro tutti, che si mette un po' di traverso, che tratta male, Un po' un po' provocatrice. provocatrice. E allora dovevo trovare qualcosa, anche nella bio, che provocasse. Di fatto non sono totalmente così, fermo restando che a me la pizza con la mortazza piace Ti piace molto, anche a me, sì, però mi piace però anche lo champagne, sì. giustamente. Quindi inizialmente lei era su Facebook e poi è passata a Twitter. Come mai questo cambiamento? Allora, è stato un caso. Allora, a parte, insomma, io stavo su Facebook, ma principalmente perché era un mezzo di contatto con alcuni parenti miei cugini che sono fuori dall'Italia, in un modo abbastanza veloce per parlare con loro. E poi è capitato che un mio amico mi dicesse che si era iscritto e che era divertente. Ho detto, vabbè, fammi Proviamo. provare. E c'è stato, Eccola qua la insomma, foto, eccola qua, molto sì, bella. e c'è stato, me l'ha fatta mio figlio.
E c'è stato amore a prima vista con Twitter, devo dire molto più così affine al mio modo di essere, certo. Anche le cose che si possono scrivere, come vengono recepite dagli altri. Anche perché spieghiamo che per chi non lo sapesse, sono in molti a non saperlo, che bisogna scrivere entro 140 caratteri, quindi sintesi, sì. E l'intelligenza la fanno da padrona. Sì, allora sicuramente diciamo un minimo di conoscenza della lingua italiana ci sta, capacità di sintesi tanta, perché poi 140 caratteri sì, che poi vengono anche accorciati, perché se uno decide di mandare un tweet indirizzato proprio ad una persona, chiaramente bisogna levare anche il numero dei caratteri, sì, della, certo, dell'indirizzo di posta. E poi dipende anche come uno lo vuole usare lo strumento, nel senso se sei lì per fare un po' di satira politica, non so, un po' di ironia, bisogna averla, e poi certo. Se no uno lo usa così per comunicare con gli altri e basta, insomma. Come anche perché Twitter è esploso soprattutto tra un certo target di persone, sono sbarcate su Twitter politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, poi si è allargato a macchia d'olio, però rimane poi secondo me sempre un po' d'elite. Sì, sicuramente sì. Che c'è un meccanismo diverso da quello di Facebook. Ci sono meccanismi diversi e ci sono probabilmente anche le persone che sono su Twitter sono motivate in maniera diversa, si è lì per fare informazione, se ci si riesce anche con un po' di ironia, per dare delle quindi informazioni in maniera immediata, più diretta, e per provare magari a strappare un sorriso a qualcuno, che questo è poi, almeno per me, è il fine sì, del mio profilo, insomma. Io non è che lancio messaggi particolari, insomma. Però ti è esploso un po' tra le mani, perché in realtà tu hai più di 8.000 follower. Sì. Sì. Sono tanti, quindi insomma io ti considero, per me che ne ho solo circa 500, circa qualcuno più o meno, una tweet star. Ma chi è la tweet star? No, insomma io non mi sento una tweet star, effettivamente 8.000, no, 8.000 sono un bel bacino, sì. Fermo restando che se uno poi lo rapporta ai follower che ha tipo Melissa Satta, che ne ha 800.000. Ma sono Melissa Satta è un personaggio pubblico. Quindi è un po' diverso, di fatto, più facile. Io nel mio piccolo non mi lamento, insomma sono passata anch'io dai 500 e all'inizio per riuscire a raccogliere, insomma, diciamo che nei primi, io è un anno e mezzo che sono su Twitter, quindi diciamo che nei primi 7-8 mesi ho faticato tantissimo, perché ti devi far conoscere, ti devono accettare e diciamo è di grande aiuto che tu venga accettata da quelli che già hanno tanti follower, perché poi sono loro che ti fanno pubblicità tramite il retweet, che poi è quello che cerco di fare anche io adesso con quelli che magari ne hanno di meno, ragazzi che magari scrivono cose che meritano. E poi magari ci sono anche qualche accorgimento, perché io per esempio non ho mai avuto intenzione di seguire tanti, di avere tanti follower, anche per, no, di tanti following, sì. Perché comunque non riesci a seguirli tutti. Allora, quindi avere 20.000 following per riuscire ad acquisire follower ha poco senso, perché comunque tu non li leggeresti mai. Io già ne ho 250 e non li leggo tutti, sono costretta a metterli tipo nelle liste, quelli che mi interessano di più, perché altrimenti poi nella giornata li perdi anche. Non segui niente. I tweet. In realtà io per esempio ho fatto una selezione in base a un discorso della mia professione, quindi ho tutti i giornali, tutti i direttori, tutti i giornalisti, che insomma io per quello ho degli qualche ho qualche politico, perché poi noi adesso i giornalisti lo usano quasi al posto dell'agenzia, perché l'agenzia stampa arriva a volte dopo, perché twitta direttamente il personaggio, quindi tutti stanno lì anche per riuscire ad avere la notizia per primi. Sì, sì, è vero. Tant'è che a volte uno deve poi anche andare a controllare, ma sarà vera questa notizia? La fonte. Perché poi non si capisce mai se è una cosa reale. Un'altra curiosità, come si scrive un tweet di successo? Quello che spacca, quello che poi fa avere tanti retweet, come nasce così? Guarda, è difficile. Allora, quando io lo scrivo, mi è capitato di fare dei tweet con tanti, tanti retweet. Il momento in cui lo scrivi, dice, non immagini. Anzi, ce ne sono alcuni che io ho scritto pensando che avrebbero spaccato, invece magari hanno fatto tipo 20 retweet e non se l'è filati nessuno.
Diciamo che quando già inserisci all'interno del tweet, per esempio, nomi di personaggi, prendi in giro qualcuno, Allora ha più quello sì, ha appeal. un po' più di appeal, però lì insomma è vincere un po' a mani basse. E, è facile anche magari parlando di argomenti d'attualità, cioè l'argomento del giorno è oggi, è successo, non so, oggi Certo. hanno fatto il Papa, E fai un tutti tweet, commentano, sì. certo. Ma ci sono delle iniziative che sono esplose da Twitter, come Twitter Awards. Sì, i E Twitter. poi tu sei stata opinionista di una. Tweet and Shout, Sì. sì, che è una trasmissione che va ancora adesso, va su Radio 2. E, praticamente loro hanno fatto in modo di dare voce ai tweet. La mattina pubblicano un argomento che è l'argomento del giorno e poi quelli che loro definiscono opinion leader e nell'arco della giornata scrivono tweet su questo argomento. Fino più o meno insomma nel pomeriggio, così poi il pomeriggio si viene contattati in base alle scelte che sono state fatte in radio e si registrano i tweet che poi vanno in onda su Sì, Radio no, 2. tanti Sì, Twitter sono stati ripresi anche dai giornali importanti come il Corriere della Sera, la Stampa e tantissimi quotidiani che prendono i Twitter e fanno proprio una sorta di piccola pagina dove ci sono quelli più interessanti o più divertenti. Chi decide di stare in rete, di stare su Twitter, però si prende il bel e il brutto, quindi si prende sia il fatto di essere incensato, ma anche a volte addirittura degli insulti o delle minacce. Sì, diciamo che capita, l'importante è volare un po' più alto, perché altrimenti sarebbe una discussione, potrebbe essere una discussione Continua. quotidiana. Capita soprattutto quando magari fai dei tweet che vanno a toccare Le argomenti sensibilità, dici. particolari, le sensibilità, ci sono alcuni che magari non sopportano tanto che vengano fatti dei tweet umoristici quando muore qualcuno. Certo. O anche solamente che si prenda in giro per esempio il loro cantante preferito, mi è capitato di fare tweet tipo su Marco Carta, boh, insomma qualcosa del genere e di venire, sì, insomma. Ma sui social in generale e soprattutto su Twitter, si riesce a fare amicizia? Forse, ma perché se uno si mette lì perché vuole chattare, è da sconsigliare, perché non è una chat. Ma io, insomma, io parlo per esperienza personale, io ho fatto amicizia con delle persone che poi sono le stesse che partecipano a Tweet and Shout perché abbiamo avuto modo poi Di di conoscerli incontrarci. personalmente. Sì, so per esperienza di altre persone chiaramente che se tu sei disposto poi a incontrare le persone con le quali insomma ti interfacci sul social, probabilmente nascono anche delle amicizie. Poi non so, insomma, diciamo il fine reale, insomma, se vadano a buon fine o no, insomma, Certo, perché poi probabilmente sono la cose che si vita, esauriscono anche velocemente. così Sì, insomma, sì, nell'ampo, vabbè, ormai la vita è così sì, veloce, si esaurisce sempre tutto in velocità. Quanti sono quelli che sono iscritti e quanti sono quelli che twittano? Perché ci sono dei dati veri e propri che fanno Sì, capire il fa un senso. po', insomma, io quando ho letto Tipo questa cosa mi l'1%. sono meravigliata perché c'è tra tutti i tweet che vengono postati praticamente l'1% degli iscritti fa il 50% dei tweet, che è un numero esorbitante. Questo Certo. significa di fatto che tutti gli altri, quindi il 99% mette dentro l'altro 50%, ma principalmente ascolta, cioè, o meglio, legge. Legge e Legge. recepisce Sì, legge questi. senza interagire, perché non necessariamente chi sta su Twitter sta su Certo, Twitter per scrivere qualcosa, puoi stare anche su Twitter semplicemente per leggere, perché ti fa piacere così, insomma, no. perché Perché c'è leggi una cose sorta di interessanti. differenza sostanziale tra il Facebook e Sì, Twitter. tu su Twitter fai proprio una selezione, mentre su Facebook, a parte. In linea di massima tu hai in amicizia le persone che ti sono già Certo. amiche, quindi la selezione tu la fai a monte, cioè o meglio a valle, prima sono amici, poi diventano amici su Certo. Facebook. Su Twitter tu fai una selezione, tu scegli chi seguire perché dice delle cose che ti interessano. E, insomma, è molto diverso, lì c'è la N'è vera uno che segui selezione. sempre, che ti piace in particolar modo perché ti dà sempre degli input. Ma Certo, ti di dirò, uno guarda, io quando sicuro. sono entrata e credo che sia un po' il percorso che fanno tutti. E ho cominciato a seguire dei VIP. Chiaramente si Certo, beh. entra per quello perché ero incuriosita e poi anche perché ti serve un po' per capire quali sono i meccanismi. Poi
Poi mi sono resa conto che con loro non c'era interazione, non c'è mai interazione, che c'erano persone che di fatto scrivevano cose pure più interessanti e Che più sono meno conosciuti divertenti. alla grande massa, e però sono Sì, molto ce più ne sono divertenti alcuni che mi fanno, e perché io poi vado su Twitter veramente per, così, per gioco, per interessanti. Anche divertirmi, per evadere un per po' evadere dalla un pochino. quotidianità. Quindi mi piace leggere chi fa dell'umorismo, per esempio c'è David di Tivoli che insomma è anche un Carino, mio amico, è sì. molto bravo, Conosciuto e anch'io. Matteo Grandi, insomma ce ne sono, Izzetti, Lia Celi, cioè, bravi ce ne sono che vale la pena, insomma. Quindi, concludendo questa nostra Sì. chiacchierata, che cosa ti ha regalato in più nella tua vita essere iscritta a Twitter ed essere diventata una sorta di Twitter Ma è una domanda. Beh, Guarda, ti momenti di devo. spensieratezza Sì, quello sicuro. sicuramente. Compagnia. Sì, devo dire che mi è di grande aiuto, siccome io soffro di insonnia. Ecco, diciamolo. Allora, di notte, quando proprio sono disperata perché ho mangiato in frigo tutto quello che c'era, Ecco. ho visto che non c'è nessuno su Facebook collegato dai miei amici, allora mi metto magari su Twitter, scrivo qualche cosa, perché poi la notte mi fa produrre dei tweet anche, insomma, Il più bello che hai sì, scritto? ma guarda, il più bello che ho scritto non lo posso dire perché c'è una parolaccia, però Allora ti non lo posso dire il possiamo dire, secondo per vai. me, che dice. Praticamente ci sono tre tipi di persone al mondo, quelle che mi danno ragione, quelle che mi danno sempre ragione e quelle chiuse nel mio portabagagli. Ah, bello. Però è vero che allora, leggerli i tweet è una cosa e E dirli raccontarli è sì, è un'altra. un'altra, Cioè, un non modo di hanno la stessa, non hanno una la forma di stessa comunicazione presa. diverso. Sì, Come ci sono tante forme di scrittura, ci sono tante forme di comunicazione. Noi ringraziamo 00 Vintage per averci raccontato un mondo particolare come quello di Twitter. Grazie di essere stata Grazie con a noi voi, e grazie. grazie per averci seguito.